Signori, guardate chi c'è qua con me. Niente po' di meno che Enrico Spano. Qui c'è Christoph e qui c'è il furgone di Enrico. Adesso facciamo colazione e poi si riprende il viaggio. Signore lì che corre, ci ha appena fatto i complimenti e dice che ci invidia un sacco e vuole fare la vita come la nostra. Ma Ma non sa che queste sono le nostre ferie. non sa Non so. che siamo in ferie, che non è la nostra vera vita questa. Che forse! Direzione Villa Simius! Carbonara? A capo carbonara? Ho fame! Ho fame! Signore e signori, Arbatax. Ristorantino, tac, olè, come sono? Vi presento gli scogli rossi di Arbatax. Sono entrato dentro lo scoglio rosso e guardate cosa si vede. Sembra una pubblicità dei profumi e di Armani. Hi Spider-Man! Abbiamo raggiunto il posto per la notte. Virginia si sta mettendo il pigiama. Io invece andrò a fare due passi sulla spiaggia. Conosciuto un ragazzo che arriva dalla Germania e sta girando tutta l'Europa in van. Comunque è incredibile come le persone che girino in van siano molto aperte. Si fa presto a fare amicizia, si chiacchiera, anche se non si parla la stessa lingua, ci si capisce. Buonasera. Sei riuscito? Sì, mi ero perso. Giorno 4, buongiorno. Colazione, come hai passato la notte? Era buono il pesce che abbiamo mangiato ieri sera? Buono. Buonissimo, l'ho rivisto tutto. Piccolo rifornimento, ho perso la mia fidanzata. Eccola! Siamo arrivati a Berchida. Guardate quanto è grosso questo posto. Abbiamo fatto un piccolo pisolino dalle 2 alle 5. Adesso siamo pronti per andare in spiaggia. Lasciamo Christoph là dietro. Caraibi. Ritorna alla base. Guardate che bello questo qua. Che roba. È un Mercedes. Stasera paella. Allora, ci siamo spostati perché da domani quel posto era a pagamento, quindi abbiamo fatto appena in tempo, però abbiamo trovato un altro posto meraviglioso. Buongiorno da San Teodoro. No, non è San È Teodoro, vicino a però. San Teodoro.